Abbiamo appena concluso una survey nazionale sul dolore che abbiamo chiamato DORIA, dolore in riabilitazione. I risultati li presenteremo diffusamente durante il prossimo congresso SINFER di ottobre di quest'anno a Bari, ma volevo dare alcune informazioni che secondo noi sono estremamente importanti. La prima delle quali è che i fisiatri italiani hanno risposto in maniera importante a questa review sul dolore, nella quale emerge chiaramente come la prima linea dopo il medico di medicina generale nei confronti del dolore cronico invalidante sia proprio il fisiatra. Altra cosa importante che è emersa in questa survey è che il 60% dei pazienti che afferiscono all'ambito fisiatrico hanno un dolore cronico e questo quindi rende l'aspetto del dolore cronico disabilitante una questione legata alla riabilitazione. Sempre in questa ricerca sono emerse altre due cose secondo noi assolutamente importanti. La prima è che il fisiatra finalmente ha una buona dimestichezza nell'utilizzo e dei farmaci e ovviamente delle terapie fisiche. Esistono però due punti un po' contrastanti, un po' in chiaroscuro. Il primo riguarda l'utilizzo delle linee guida. In fisiatria non vengono utilizzate come dovrebbero essere le linee guida sulla gestione del dolore cronico disabilitante. E la seconda cosa importante è che non esistono, se non in alcuni centri altamente specializzati, non esistono percorsi riabilitativi per il dolore cronico disabilitante. Questi aspetti verranno affrontati diffusamente durante la relazione che faremo a Bari e quindi a Bari vi rimando in attesa di rivedervi numerosi. Buona giornata.